Nuovi impianti e film di qualità in attesa del teatro. È questa la formula scelta dal Cinema Politeama di Fano, pronto a riaprire da giovedì 30 settembre con gli ultimi successi di Nanni Moretti e Mario Martone. Prende il via così un nuovo capitolo per lo storico cinema del centro. In realtà un ritorno alle origini, essendo finalmente tornato nelle mani dei fondatori nonché proprietari, la famiglia Casanova. È un grandissimo ritorno perché dopo 15 anni la famiglia, i proprietari dell'immobile, la famiglia storica che ha fondato il Cinema Politeama nel 1924, lontano 1924, riprende in mano la gestione. E adesso siamo pronti a servire la città di Fano. Se la nostra struttura sta arrivando a 100 anni, è merito dei cittadini fanesi e non solo, ma anche dei cittadini della Vallata del Metauro e anche qualche cittadino pesarese. Ringraziamo tutti perché se siamo riusciti ad arrivare a questo importantissimo traguardo è grazie all'affetto del pubblico. La struttura è stata oggetto di restyling, a partire dagli impianti e dall'ingresso completamente rinnovato. Le sale restano 3, per un totale di 680 posti, ma la capienza sarà chiaramente condizionata dalle restrizioni anti-Covid. Tutti i protocolli Covid che sono previsti dalle attuali linee guida verranno seguite e poi ovviamente verranno spiegati ai clienti una volta, agli spettatori una volta entrati. Ovviamente d'obbligo il Green Pass come in tutte le attività aperte al pubblico. Sono 2 anni che i cinema hanno subito veramente un duro colpo, quindi oggi è veramente una giornata di festa perché non solo nella città di Fano riapre il cinema, ma riapre il cinema storico della città di Fano, quello in via Arco d'Augusto, quindi parliamo del Politeama, un grande contenitore di cultura che è stato in questi quasi 100 anni di attività, e riapre un cinema gestito da una famiglia che è una famiglia storica della città. Quindi sicuramente una giornata di festa, e una giornata di festa anche per la cultura cittadina e la possibilità da domani per tutti i cittadini fanesi di tornare nelle sale a vedere gli stupendi film delle produzioni nazionali e internazionali. In attesa della grande festa per il centenario si consolida ancora una volta la partnership con un cinema di felliniana memoria, il Fulgor di Rimini. Un connubio che darà vita a un cartellone che non comprenderà soltanto cinema di qualità, ma anche teatro sperimentale, concerti e tanto altro ancora. Allora, una proposta sicuramente di cinema di qualità. Mi piace dire sempre cinema di qualità, perché il Dessé a volte ha questa no, aurea di elite, che non è. Il cinema deve essere di qualità in tutte le sue sfaccettature, quindi nella commedia, che speriamo di riprendere nel nostro posto, insomma, la commedia italiana, e in tutte le sfaccettature veramente del cinema. Non saranno solo prime visioni, avremo le prime visioni e quindi di qualsiasi appunto tipologia. Sicuramente tanto cinema italiano di qualità, che quest'anno è abbastanza ricco il parterre, insomma citiamo Sorrentino, già cominciamo con Nanni Moretti, quindi con Cannes, e Martone, quindi con Venezia, insomma, quindi abbiamo tanta carne al fuoco. Però naturalmente la proposta sarà anche di eventi particolari, non vogliamo svelare adesso tutto il nostro, i nostri programmi, però sicuramente ci saranno degli eventi dedicati, e penso non solo cinema, prettamente cinema, documentari, e secondo me il Politeama poi si presta tanto altro, ha dentro un bellissimo teatro, quindi veramente si può fare un connubio anche con quel che è il teatro, la musica e il cinema. In fondo è la settima arte, le racchiude tutte.